Signore e signori, buonasera, vi parla Carlo Saltarelli, vi parla da Cassino, dall'Alta Terra di Lavoro, e questa sera per la rubrica Musicanti e Cantori in Alta Terra di Lavoro parleremo di musica identitaria, musica del regno, musica laborina, anche perché in alcuni luoghi dove queste persone che questa sera ascolterete suonano anche in quella che una volta era la terra di lavoro. Parleremo insieme con due donne, due illustrissimi ospiti, sì, lo dico al maschile, che adesso ci sta questa diatriba che poi vorrei capire, ma poi ne parlerò un attimo con queste due signore che sono di una ironia particolare. Ma come nostra abitudine, ci facciamo anticipare da un breve video. Bene, avete visto queste due signore, queste due ragazze, queste due donne, una con il tamburello, con un tamburo a cornice, l'altra con l'organetto, suonare in un bellissimo posto che è un fiume dove sta il famoso ponte di Annibale.
a Cerreto Sannita, tra Cerreto Sannita, Cusano Mutri, e proprio prima della galleria. Un ponte di Annibali dove praticamente tutti dicono che è passato, ma molto probabilmente questo non è così. Però è molto bello il posto, hanno fatto un bel lavoro. E chi era con le due signore, con le due ragazze, con le due musicanti in gonnella, che sono Cristina e Lorella. Lorella Monti e Cristina Vetrone. Buonasera, salve. Come va? Bello quel video, bellissimo quel video che avete fatto con... Chi erano queste due bellissime suonatrici in gonnella? Uno suonava con il tamburo a cornice e l'altra all'organetto. Parliamo di Cristina Vetrone e Lorella Monti. Buonasera ragazze, come state? Buonasera. Ciao, buonasera. Bene, molto bene. Tu? Molto bene, grazie. Anche se oggi, come ci siamo sentite per telefono, mi sono spugnata tutta l'acqua che è spigliata. Guarda, sì. Mamma mia, sì, ci siamo Che spugnati tempo, tutti, un tempaccio. bellissimo quel video fatto in quel posto che mo, o c'è passata, non c'è passata Annibale, è bello proprio, ci sono stato più volte perché è una zona che frequento molto, non meno di 10 giorni fa ho fatto proprio un convegno lì a San Lorenzello, là vicino. Ah, sì, E, ma, è un posto ma come vi è bellissimo. venuto in mente di fare quel video? Ma perché volevamo fare, era una nostra amica che stava facendo dei video e delle interviste musicali da luoghi particolari. Allora abbiamo scelto quel posto che ci sembrava bellissimo. Una La luoghi scel particolari e non troppo non conosciuti. troppo conosciuti, esatto. ma voi Lei sapete. si chiama Eduarda Iscaro. Lei ci ha dato questa idea di questo video e quindi abbiamo trovato questo luogo. Ma lì il problema sapete qual è? È che per arrivare lì sotto bisogna parcheggiare sotto quella galleria, parcheggio non c'è, quindi è pericoloso lasciarci le macchine. È vero, E era anche quindi pericoloso andare in mezzo al fiume con gli con strumenti, l'organetto in con mano. l'organetto e camminare tra le rocce come due In gazzelle, in inverno. pieno inverno. Sì, Quindi. ho visto l'inverno, ma soprattutto è pericoloso, ecco perché è poco conosciuto, che moltissima gente rinuncia ad andarci perché praticamente parcheggiare la macchina lì non è una cosa semplice, anche perché è fuori da quella galleria ed è pericoloso. Però il posto è incantevole, è inutile dirlo. Ma voi Bellissimo. sapete, ma voi lo sapete che quel territorio faceva parte della terra di lavoro? Anche quel territorio là, no, io non lo sapevo. Fino a No. Pietraroia era terra di lavoro. Arrivava fino a Pietraroia, sì. Pietraroia, Sì. terra di lavoro, quindi guarda San Framondi, Cerreto e Telese, iniziava e finiva la terra di lavoro. Ah. E quindi ecco perché vi ho Provincia di detto. Pietroi e Caserta anche fino a sud, ok, sì, Sì, no, no, non. ma terra di lavoro, Caserta, provincia di. Sì, con il capomandamento Caserta, che era gli ultimi 60 anni, però la terra di lavoro, che era la provincia più antica d'Europa, che iniziava a Sora e finiva alle pendici di Montevergine, quasi fino a Vico Equense, e dalla parte est arrivava fin là, fino a Pietraroia, Venafro, fino a San Vincenzo a Volturno, dall'altra parte. Era un Sì. territorio ricchissimo. Comunque, ecco perché prima ho detto, siete anche suonatrici Laborini, perché suonate anche in territorio Laborino, che Laborini voleva significare erano gli abitanti di terra di lavoro. E niente, tutte e due insieme non è una cosa da poco, anche perché ho visto il vostro curriculum è abbastanza importante. Diciamo che siete qui grazie alla referenza eccezionale che vi ha fatto Francesco Di Vicino, che salutiamo. Ciao E quindi Francesco, bello, noi lo amiamo molto. iniziamo un po', facciamo un po' per volta. Cristina, come nasci nella musica popolare? Come nasci in questo Allora, mondo artistico particolare? io ho cominciato a studiare musica però pianoforte da quando ero proprio bambina, ho iniziato a 3 anni perché ho avuto la fortuna di abitare di fronte al mio maestro di musica. E quindi se lo sentivo suonare ed ero appassionata, ero immediatamente riconosciuto questa mia passione per questa chance di averlo di fronte. E poi dopo, verso i 12-13 anni, ho incontrato un musicista della provincia di Benevento, anzi proprio di Benevento, Lello Campanelli, che faceva musica popolare e che mi ha chiesto di suonare con lui l'arpa, perché mi ha visto molto appassionata e musicale, mi ha detto perché non impari l'arpa? E quindi ho imparato l'arpa, però quella lì senza i pedali,
quella livigianese, insomma, per intendere. Cristina, scusami, ma ho dimenticato di dirti dove nasci, dove sei, con le tue origini. Allora, io sono di Montesarchio, in questo momento sono anche proprio a Montesarchio, in provincia di Benevento. Sono nata qua. Nelle Forche Caudine lì. Esatto, sì. Nasco qua e incontro la musica da piccola, però poi incontro la musica popolare, appunto, ti dicevo, con Lello Campanelli, e quindi con lui ho iniziato a suonare. Prima l'arpa, perché era una scommessa. Io ero, quando ero piccola, ero chiattona, molto chiattona, e allora mio padre mi disse: guarda, se dimagrisci ti comprerò quest'arpa, per cui ho fatto questa dieta repentina e ho avuto quest'arpa. E poi ho incontrato alla festa del vino a Torrecuso, sempre in quegli anni, quindi verso i 12-13 anni, questo zio Cosimo che suonava l'organetto, e mi sono innamorata pazzamente di questo strumento. Questo è un tot di anni fa, sì. Quindi sei un enfant prodigio, quindi fino all'età di 13 anni suonavi l'organetto, insomma, solo organetto, oltre che là, ti sei solo concentrato sull'organetto, poi hai fatto altro. No, ho sempre però continuato il pianoforte, ho sempre studiato musica. Pensa che mi sono anche iscritta al DAMS all'università, insomma, la musica è stata la mia unica e sola direzione. Non ho avuto il campo. Hai fatto il conservatorio? Ho fatto il DAMS a Bologna, all'università, e ho fatto il conservatorio da esterna, facevo gli esami al conservatorio. Ah, ho capito. Quindi studiando pianoforte? Sì, studiando pianoforte, esatto. Sì, quindi certo. sei una musicante popolare che sa leggere la musica, scrive musica, e insomma non sì. Sei, abbini il talento e l'amore per la musica popolare con il duro lavoro, insomma. Sì, ma non, poi insomma questo duro lavoro è sempre... Sai, io l'ho sempre definito il più al massimo il più bel lavoro del mondo, quindi duro non è mai. No, io parlavo duro nel senso dell'applicazione, sempre studiare in continuazione, no? Sì, ho sempre suonato in continuazione, perché poi, diciamo, mi sono pazzamente dedicata all'organetto, e quindi sono andata in giro suonando molto nelle strade quando ero ragazza, per cui è sempre stata una cosa fantastica, devo dire, non posso chiamarlo duro lavoro. Noi spesso qui ospitiamo artisti che sono organetto, tra cui c'è un programma, poi ti manderò il link, che sicuramente, non perché ne abbiamo fatti tanti, abbiamo registrato anche Alessandro Parente e la Erti Scotti, registrata il programma con loro due, che ormai come sono organetto da tempo e in maniera un po' diversa dalla musica ordinaria. No, ma questi ragazzi, io sto sentendo questi nuovi ragazzi che suonano, e Alessandro è uno clamoroso, sono clamorosi, ti devo dire che suonano, ma non mille volte, 10 miliardi di volte meglio di me, ma lo dico sincera, non è una falsa modestia. Non stavo facendo il paragone, ho soltanto detto che sono contento. Però io ti dico che li trovo straordinari, lo voglio dire, perché veramente li sento suonare e dico: mamma mia, che bellezza, che modo. Allora, dopo, alla fine di questa chiacchierata, ti mando il link della registrazione anche di alcuni concerti che grazie. Abbiamo registrato pure un ragazzo di Alvito di 18 anni, Alessandro Tata, che è veramente bravo anche lui, giovanissimo. 18 anni non lo conosco ancora, però no, non lo puoi conoscere, perché è molto bravo. Pensa che lui ha musicato all'improvviso a orecchio il canto dei Sanfedisti, così subito. E quindi e poi chiudo, ti lo manderò pure dopo, ti manderò, sì. Ho fatto un'intervista a sempre di Cisidio Macioce di Alvito, 84 anni, nella veneranda di età di 84 anni sono all'organetto, che quando vedrai questo lo voglio ancora di più, questo è ancora più prezioso. Grazie, ti manderò dopo questa chiacchierata. Adesso passiamo a Lorella, tu anche tu di Montesarchi, dove sei? Allora, io e Cristina siamo cugine, le nostre mamme sono cugine di primo grado. Quindi, come si dice a noi, siete sore cugine, insomma. Siamo sorelle cugine, lei lo dice sempre in italiano, sorella cugina. E niente, io in realtà sono nata a Roma e ho vissuto a Roma fino a 20 anni, ma mia mamma è originaria di qui, appunto del... anche lei qui dell'Irpina, perché siamo a Montesarchio, che è Sannio, cioè il Caudium, però sia le nostre mamme sono irpine. Sì, ma questa è vicino Cervinara, che è Irpina, no?
Bravo, Rocca sì. Bacerana, Cassano, esatto. Comincia là, state pure vicino a Ceppaloni, credo. Abbastanza. Sì, non è distante. No, Ceppaloni, il paese di Mastella, come si chiamava? Ceppaloni. Sì. E niente, invece il mio papà era di Ischia e quindi diciamo io sono cresciuta a Roma, però con queste sonorità chiaramente campane, ma soprattutto napoletane, proprio il classico napoletano, arieggiava sempre in casa mia. Però non avevo mai avuto a che fare con il popolare. Se, e amavo cantare, comunque è una cosa che mi è sempre appassionato, quindi ero quella che però si comprava TV su Rise e Canzoni per avere i testi di tutti i canti di Sanremo di ogni anno, dovevo impararli a memoria, mi dilettavo così, mi divertivo molto. Poi ho incontrato mia cugina Cristina, perché noi eravamo, lei dice, io ero emigrata al nord, a Roma, e quindi non ci frequentavamo. Andata. Ci siamo incontrate una volta da piccole, che sempre io ero chiattona e praticamente ancora gusta chiattona, ancora gusta chiattona. No, ma io ero proprio chiattona, era più chiattona perché ero proprio chiattissima, sono stata anche vederti, vederti adesso non si direbbe. No, lo so, perciò ti dico. Perché era tre Cristine, tre quattro Cristine. Guarda, sono arrivate a 148 kg. Ma più chiattone di come sono arrivati, dimmi tu subito. Eri più larga che alta. Ero proprio più piatta, esatto, che alta. E praticamente la prima volta che lei è arrivata da Roma, che eravamo bambine, perché noi ci portiamo 2 anni, sono 2 anni più grande, lei ero chiattolina. Lei a Roma, mamma, eri chiattolina. Appena è arrivata, lei è entrata e ha fatto una ruota perché lei mi ha vista a me più piatta di lei e mi ha dimostrato questa agilità. Però lei non sapeva che io, chiatta e buona, sapevo fare spaccata. Quindi ho risposto una spaccata. E quindi questo è stato il primo incontro da bambina a 6 anni. E poi da grandi, siccome tutte e due abbiamo origini ischitane, famiglia Ischia, da grandi a Ischia ci siamo ribeccate e io già suonavo, però l'ho sentita cantare, peraltro mi ha cantato una canzone di Anna Oxa, quella là, l'ha cantata in una maniera incredibile, sublime, ho detto ma scusa, dobbiamo diventare subito un gruppo musicale e così. Insomma, e io invece è scesa lei da questa casa, da questa scalinata, mo ci vuole chiatta, tu dici perché sempre sottolinearlo? Perché è una cosa importante. Era così chiattissima con degli scarponi invernali, non capivo cosa facesse con questi scarponi invernali in pieno agosto, con questo organetto piccolino. E mi cantò la canzone di Pinocchio. Io impazzì per l'organetto e per la sua voce, rimasi con la bocca aperta e da allora non ci siamo più separati. Siamo diventate. Cristina, quindi tu adesso c'è l'organetto là vicino, ma mi devi fare 20 secondi di quel canto di Pinocchio che hai incantato con cui hai incantato tua cugina, dai. Ce l'ho, forse ci sta, non ce l'ho vicino, c'è quello piccolo qua, c'ho quello piccolino e mo te lo pia, mo lo va a piare Lorella perché questo qua lo porta lei, perché quando andiamo in tournée è una pazzeria, perché poi mo so secche, chi ci fa a portare l'organetto che pesa un sacco di chili, quello grande, questo piccolo dai, e sta qua, sta sempre a casa di Lorella, sta qui, quindi siamo fortunati, aspetta. La canzone di Pinocchio che le ho cantate era questa, però non so manco se ce la faccio in questa tonalità che è più alta, perché io notoriamente quando mandavamo i dischi delle assurde dicevano sempre hai detto che sono quattro donne ma c'è un uomo, e lei e Lorella rispondeva quell'uomo è mia cugina Cristina. Quindi io non so se ce la faccio in questa tonalità, se non ce la faccio la canta Lorella. Non tornare. Perché sono monallo, perché sono senza cuore nel cervello, perché sono libero il mondo, perché sono nato giramondo. E sono nato giramondo, è veramente andata così, che ciorta, guarda Claudio, che bellissimo. E qui importante è divertirsi e fare quello che uno ha piacere di fare, poi un artista che riesce a vivere di quello
a vivere di questo, e soprattutto un artista che riesce a fare il mestiere che desidera non è cosa da poco di questi tempi, quindi questo è un merito che voi avete indubbiamente. Sì, e poi sono proprio queste e basta, veramente. Non è cosa da poco, ragazze. Lo riconosciamo. E niente, praticamente io andavo ancora, cioè ci portavamo questi due anni, io andavo a scuola, lei intanto mi raccontava della sua vita da vagabonda con questo organetto, io affascinatissima. E all'epoca lei già era iscritta al DAMS a Bologna e quindi mi diceva: tu prima o poi dovrai venire a Bologna dalle mie amiche, devi venire. E io appena ho potuto la raggiunsi a Bologna per due giorni. E lì rimasi senza parole, perché si suonava dalla mattina, la sera, la notte, si suonava sempre. E quindi io impazzì di questi canti popolari, cioè non avevo proprio idea, io ho imparato tutto da Cristina. E quindi non ne potevo più fare a meno, cioè appena potevo fuggivo. E Bologna, e poi fuggivamo al sud dalle Camurriate, siamo state vagabonde per molto tempo. Tornavate sempre nel regno, a casa vostra, nel sì, regno. Sì, sempre a casa. Io uso sempre il termine regno, sud è un termine che a me non piace, un termine lombrosiano, lascio agli italiani questo termine. Per me esiste il regno, la patria napoletana, il resto è tutto contorno, tutta noia. E Rella, quindi cantavi e suonavi pure il tamburo. Il tamburo poi successivamente ho iniziato. All'inizio cantavi soltanto? Cantavo, io più che tamburo, io sono la naccherista, sono sempre stata una super naccherista. Ma perché lei è anche una super ballerina di Camurriata e ha imparato proprio negli anni, inizio anni 90, con quelle che al tempo erano veramente le più brave, Sandunette, Carla, Valeria, insomma. Quindi lei è diventata super ballerina e super naccherista. Quindi voi non la chiamate castagnette, ma la chiamate nacchere? Dipende, però abitualmente nacchere, naccarelle, si dice nacchere. Perché nel mondo... Scafato, Olione così le chiama. Naccarelle. Naccarelle, Olione chiama naccarelle, poi sta chi le chiama castagnette, però so che non è così importante la differenza, le chiami in un modo o nell'altro. Quindi, Lorella, e col tamburo come, quando è iniziato? Ma col tamburo, a forza di guardare, io non ho mai studiato veramente, quindi non è che mi posso reputare una tamburellista. Mi accompagno, ci accompagniamo. Insomma, praticamente provando, tentando, all'inizio quando vivevamo, perché a un certo punto andammo a vivere tutte insieme a Bologna, io, Cristina e Enza, di cui parleremo dopo, e come sono nate poi le Assurde, con dei piatti in mano, perché non avevamo manco questi tamburi, non avevamo quasi niente, un tamburello piccolino. Noi appena avevamo un piatto, praticamente se apparecchiavamo la tavola, apparecchiavamo portando il piatto così, sempre. E da lì iniziò la pratica di questo tamburo. Poi andando alle feste, insomma, piano piano inizia a scoprire, a fare. All'epoca non si facevano neanche i corsi di tamburelli, né di danza né di tamburelli. Quindi nel sangue, quindi avete pure cominciato a fare tutte le feste, no? Quelle delle Sette Madonne, Monte Vergine, Madonna dell'Arco, tutto qua. Sì, all'epoca eravamo in anni pochi. Non sospetti, sì, eravamo ancora in pochi in quegli anni, sì. Negli anni di Franco, Tiana, erano proprio i primi anni che si cominciava a rivedere questa cosa, sì. Che sì, diciamo, le persone... Gli anni in cui ancora si... Non erano in base dallo Star System, perché sapete che oggi a Monte Vergine sembra quasi un festival, non più altro, non più. Infatti ogni anno ci vado io per devozione, qui è mia moglie, che mia moglie è una ballatrice di musica popolare. Chi è? Quindi, tua moglie? Vuol darti che la conosciamo? Cinzia Zomparelli. Noi ci conosciamo, prova a domandarle se ci ha mai visto, dopo magari chiediglielo, perché secondo me sì, ma di vista sicuramente, perché io per esempio il vostro volto a me mi è familiare, non so dove ho visto, quando ho visto, come ho visto. Noi qui, lei pensa, Cristina, tu sicuramente forse la conoscerai, ha imparato a fare la ballatrice sotto la scuola di Loredana Terrezza e Silvano Boschini. Li conosco di nome, ma li ho anche incontrati nei miei tempi, diciamo, sociali. Oddio, qui tu non eri in ciociaria, tu eri in un'altra terra di lavoro. Ciociaria non esiste, Cristina, è un'invenzione. Non sapevo che da te dovevamo avere proprio
Io ero in altissima allora terra di lavoro perché ero ad Arce. Arce dei confini. Siamo stati l'altra volta a Arce, se tu ci fai caso, se tu quando giri il centro storico di Arce, c'è tutta l'aristocraticità napoletana, borbonica, c'è proprio quella, quell'architettura napoletana molto aristocratica, è molto bella Arce, quindi tra Rocca d'Arce e Arce è un posto molto importante. Pure Rocca d'Arce, che bella, sì. Sì, sì, tutto, e là il confine, poi il confine stava tra Arce e Ceprano, no? Sì. C'è il famoso cippo, non so se l'hai mai visto. Sì, e, quindi, sì. E quindi noi oggi è diventata noi nella produzione, oggi lì spesso si litiga fra chi ci va proprio per pregare, per devozione, e chi invece va lì per esibirsi. Ho assistito io anche a dei forti contrasti, perché poi la gente se ne accorge chi va per devozione e chi invece va per altri motivi. E Lorella, ma c'hai il tamburo vicino a te? C'hai un tamburello? Che c'hai? Facci vada sentire qualcosa. Lo va a prendere. No, ma noi sai, normalmente ti possiamo fare un canto se vuoi. Questa è una cosa un po' su cui... Non è che se voglio, siete padrone. Capito? Un canto, lei ti fa un piccolo pezzo con il tamburo e poi dopo ti possiamo fare un canto. Ma vogliamo fare direttamente un canto col tamburo, se no, che vogliamo fare? E che così è, dai. Che cosa? Che piove, vedi? Moscissimo. Sono mosci. Ho imparato a conoscere questa problematica del tamburo. Però poi vi dico, a livello antropologico, perché il tamburo adesso è moscio? C'è un motivo, posso dirlo prima che iniziate? Ma certo, vai. Allora, i canti, i balli sul tamburo, già in era pagana, voi sapete che erano per invocare la prosperità e soprattutto in agricoltura, no? Sì, sì. E quindi si iniziava proprio la candelora, quando c'era la semina, si iniziava lì e si finiva di suonare col tamburo, quindi tamburiate col tamburo, alla fine della mietitura. Quindi erano 6 mesi che si iniziava, poi quando finiva la mietitura si metteva il tamburo a deposito. Ma questo sto parlando di civiltà pre-cristiana, eh? È molto molto antica sta cosa. Ecco perché poi d'inverno non si suonava, perché poi con l'umidità diventa una specie di busta di plastica. Non riusciva a suonare, chiaramente. Infatti andando appresso, perché io, avete visto il canale che ho quasi 6.000 video che abbiamo, non soltanto di storia, perché noi ci occupiamo soprattutto di storia, ma soprattutto di musica. Quando vado in giro a sentire i musicanti, li vedi d'inverno con queste candele, con questi accendini per cercare di scaldare il tamburo. Sì, perché... sempre di più, sì, fon sì. Ormai. E quindi diciamo che, perché poi iniziava il periodo natalizio, che iniziava il periodo delle novene, il periodo della zampogna e ciaramella. E quindi quando finiva la mietitura, finiva i balli e i canti propiziatori per l'agricoltura. Prego, fateci ascoltare qualcosa. Prima Lorenzo. Perché abbiamo Grazie. Un assaggino. Ma questo, tanto questa è una chiacchierata, ogni tanto una pilloletta, il confettino ci serve ogni tanto. Assaggini quindi... di qua e di là, infatti. Chiamiamoli confettini, va. I confettini. Bravo, peraltro lo sai, il prossimo concerto nostro... A proposito di confetti. Di confetti e zona sul Mona. Infatti, mo ne parlavamo. Quando andrete? Andremo il 27. A Sulmona, va bene, il 27. A Sulmona? A Pozzuoli, uomini. Dove? Pozzuoli. Quando a Pozzuoli? Il 29. Sul lago di Martellino. Sì, guardate, voi adesso ci conosciamo da poco grazie a Francesco, ma tutto quello che voi fate, le locandine, cose, mandatemelo che noi lo divulghiamo, noi divulghiamo tutto.
siamo molto seguiti. Grazie. Quindi mandate tutto quello, mandate tutto, divulghiamo tutto. Va bene. Sentite, poi avete cominciato, quindi, quello che ho capito, avete fatto tanta gavetta. Allora, noi abbiamo fatto, guarda, eravamo all'inizio di questo nostro percorso, insomma, meraviglioso. Eravamo io, Lorella, e poi c'era questa terza musicista italo-argentina, esattamente abruzzese-argentina, che è diventata cantante e chitarrista al tempo, poi è diventata grandissima percussionista. E lei proprio è stata la percussionista, diciamo... Come si chiama? Si chiama Enza Prestia. Ah. Quindi agli inizi del nostro percorso eravamo queste tre, vivevamo insieme, insomma è stata una storia anche bellissima perché cantavamo in casa, sempre insieme, e andavamo in strada a Bologna a suonare. Abitavamo tutte e tre insieme proprio per anni. A Bologna suonavamo a Piazza Maggiore e chiaramente ci vedevano le persone, ma qualche volta capitava l'occasione di qualche persona che magari organizzava festival, e così siamo state invitate al Ferrara Basket Festival e poi a Neuchâtel, e quindi si è aperta la Svizzera. Da lì si è aperto tanto, perché abbiamo iniziato... Dove si è aperto, scusate, dove? In Svizzera, a Neuchâtel, nella Svizzera. C'è un festival basket ormai già da 30 anni, credo. Pure sì, perché noi iniziamo, era da poco cominciato. Sì, gli anni quindi inizio, da quando anni iniziamo ad andare fuori, all'estero, quindi non solo la strada così... autonomamente a cappello, hanno iniziato a chiamarci festival, e all'epoca iniziarono a crearsi dei festival da strada anche in Italia, oltre il Ferrara Baskers, che era già quello più famoso rinomato. Iniziarono tanti, noi vivevamo a Bologna in quel tempo, e quindi Castelfranco Emilia, Modena, Parma, Certaldo, la Toscana, tantissimi festival. Quindi noi sempre portando la musica popolare del regno, insomma, la musica popolare nostra. La musica popolare del regno era favorita in tutte le regioni in cui siamo state, era veramente andavano pazzi. Ma voi lo sapete che la musica popolare del regno è musica esatta, sì, è musica trascritta, è unica perché fa parte del regno di Napoli, dove il regno di Napoli c'era la musica colta, e la musica del popolare si contaminava e contaminava reciprocamente con la musica, io dico tra virgolette, del San Carlo, quindi fu musica trascritta. Infatti le melodie, le sinfonie delle musiche nostre sono ineguagliabili. Quando vado in giro, vado in tantissime feste, tantissime pure raduni, mi accorgo subito quando la musica è del regno e quando non è del regno, perché abbiamo delle cose uniche, quindi il padre dei conservatori e si è sempre contaminata reciprocamente la musica popolare con quella del colta del San Carlo, e fu trascritta. Poi con i Borbone, con Ferdinando, soprattutto raggiunse il massimo della vetta della musica popolare, che noi abbiamo conosciuto grazie innanzitutto a Roberto De Simone e agli NCCP. Se non era per loro, e per Edoardo che li ha portati a Spoleto, al festival di Spoleto, voi qua non stavate nemmeno, stavamo a parlare forse che pesci si pescavano nel fiume del sotto il ponte di Annibale. Quindi questo devo dire che no, tu sai che noi abbiamo lavorato con la nuova compagnia, con Fausta proprio, e la storia di Spoleto nel 76, perché lei lo racconta sempre, è uno dei suoi racconti preferiti. Ma allora andarono due volte nel 72. Si sentiva, mi disse, ci ha sempre raccontato che si sentiva una regina, perché era, cioè, c'era stata la carta Cenerentola, era un momento incredibile della sua vita. Ma lei è la regina della musica, sì, Altezza Reale, Fausta, nessuna come lei ha cantato la musica popolare. Sì, no, anche per noi. Ma lì praticamente fu Roberto De Simone e NCCP che ripresero i testi. Roberto De Simone andò negli archivi a riprendere quei testi, e gli NCCP che poi li musicavano. Cioè, e poi fu Edoardo De Filippo che li portò a Spoleto, nel 72 come nel 76. Che lì è diventata, non, nulla sarebbe, cioè io per esempio li dico spesso con molte volte i salentini, che sono anche abbastanza altezzosi e certe volte superbi, dico: guardate che voi dovete ringraziare i napoletani, dovete ringraziare Ferdinando IV che avete la pizzica, perché quando Ferdinando IV nel 1797 andò in visita di Stato a Taranto e ascoltò la pizzica si chiamava a quel tempo, ne rimase folgorato, perché lui sentiva soprattutto, è ovvio, tarantella e tammuriata nella sua terra, e la fece trascrivere. Se non era per lui, quella musica non veniva trascritta. La stessa cosa è successa con il Saltarello Teramano, che Ferdinando ascoltò
e lo fece trascrivere, addirittura in polemica con la corte e tutti qua. Al suo funerale pretese che si suonasse non soltanto la musica importante con la corte, ma si suonasse la tamuriata, pizziche e saltarelli al suo feretro, cioè al suo funerale. Che bello. E le i musicanti e cantori della musica popolare dovrebbero avere la fotografia di Ferdinando dentro il portafogli, perché se non era per lui non avrebbero raggiunto queste vette. La gente non lo sa o fa finta di non saperlo. E quindi e poi soprattutto un'altra cosa, devo dire, tantissimi amici salentini e sono tutti comunque invece devoti. Questi qui noi siamo amici cari con Dario Mucci, Enza Pagliara per esempio, e Dario va pazzo per Napoli, vuole venire sempre a Napoli, quindi sì, sì, diciamo. Sì, no, per carità. Canta i canti le villanelle perché riconosce insomma delle melodie. Ma poi dopo è ovvio che poi esplose poi il Salento con musica nuova, Eugenio Bennato e Carlo D'Angiono, ma sempre partendo da Napoli, quindi il centro del Napoli è l'unico posto al mondo dove ancora si produce cultura e non l'assorbe, soprattutto nella musica. Dal basso nasce, gli altri l'assorbono, qua si crea, gli altri si nutrono. Quindi è stata per secoli e poi c'è il periodo d'oro del Settecento, no? Quello delle voci bianche che si confondevano con la musica popolare, una cosa eccezionale. Quindi voi siete figli di questa tradizione e l'avete nel patrimonio genetico. Alla fine non nascete per caso, che siete figli di questa terra, siete figli di un regno, che ancora questo è. Ma quindi poi avete cominciato ad avere un gruppo per fatti vostri, giusto? O avete creato un gruppo? Come siete andati in giro? Sì, diciamo che noi iniziamo tutte e tre, venimo a sapere di questo festival, che c'era questa festa, il Carnevale Ambrosiano a Milano. Abbiamo detto: ma tentiamo, spostiamoci da Bologna, andiamo a suonare lì, chissà che come andrà. E andò benissimo, perché oltre al fatto che i cappelli erano enormi, che in soldi, ma ci fu proprio un grande successo, cioè comunque la gente si era già si appassionava, e quindi piano piano abitando insieme prendeva sempre più forma, prendiamo una forma di un gruppo con un nome e quindi con un'identità precisa, iniziarono a chiamarci e andammo avanti così in trio per un, sì, bel, per un po'. Bel po' di anni. E poi siamo scesi in Puglia, che noi avevamo sempre un grosso contatto con la Puglia. Siamo scesi in Puglia in un festival a Giovinazzo, abbiamo visto questa cantante straordinaria che cantava, e insomma, che era Enza Pagliara, ed è entrata anche lei nel... Ma cantava contesto. Nel cerchio, nel senso, cantavamo per cantare, non c'era esibizione. Ah, certo, eravamo una festa di pizziche, sì. Naturale, così. Diciamo un raduno spontaneo. Sì. E l'abbiamo sentita cantare, le abbiamo detto: guarda, noi siamo un trio di donne, un terzetto di donne, vuoi venire? Lei è venuta, e quindi siamo diventate le quattro assurde. Eravamo diventate tutte e quattro, le due Enze e noi due. Quindi voi avete questo gruppo che si chiama le quattro, ripetete bene. Assurd, perché una era di Buenos Aires, quindi dovevamo mettere sur, capito? Sì, la napoletana e la lingua argentina, che è quella del siciliano, vanno bene, la stessa, sì, cosa, non è un problema. Quindi sì. Proprio l'unione del sud sur. Sentite, e quindi riproviamo i nomi, quindi sono Lorella Mondi, Cristina Vetrone, le altre due? Enza Prestia e Enza Pagliara. E voi dal 95 che suonate insieme? Allora, noi siamo rimaste insieme fino a qualche anno fa, perché adesso Assurdi, il nome Assurdi, siamo rimaste io e Lorella, però collaboriamo ancora con tutte e due, perché poi nella vita abbiamo avuto una grandissima chance che è capitata quando eravamo tutte e quattro, e quindi questa chance che non è mai finita, dura tutta la vita, dura, per fortuna ci riporta sempre tutte e quattro a lavorare insieme. E qual è sta chance? La chance è stata che praticamente racconto proprio la storia,
dopo qualche anno che suonavamo in festival, qualche concerto, cose così, ci è stato proposto, cioè tanti ci dicevano ma come mai voi non avete un disco, perché noi da questo punto di vista siamo state sempre molto cape fresche, non proprio cape fresche, non fermavamo nulla, noi vivevamo sempre i momenti, e però ci iniziavano a chiedere il CD del materiale, una cassetta, così facevamo una cassetta registrata con la grafica disegnata da me, molto simpatica, proprio questa inizi degli anni, che erano 90, 90, prima che arrivasse Senza Pagliara. Poi ci hanno fatto questa proposta, abbiamo trovato una persona carissima, Roberto Monari, che ha sempre fatto il fonico, lui ci propose di registrarci gratuitamente, e noi approfittammo, c'è uno che ci fa un disco gratis, andiamo. E lui stava a Vignola, in provincia di Modena, Modena e Vignola, sì, e niente, viene Enza Pagliara dal sud, che noi abitavamo tutti, io, Cristina, Enza Prestia a Bologna, Enza Pagliara veniva dal sud, e iniziamo a registrare il nostro primo disco. E la fortuna è stata che questo tale Roberto lavorava con Ater Balletto di Reggio Emilia, che è la compagnia di danza nazionale più importante, di danza classica e contemporanea. E il coreografo in quel momento cercava della musica napoletana, sì, napoletana specifica, per fare una nuova coreografia in una compagnia di Lisbona, il Gulbenkian si chiamava questa compagnia. Quindi Roberto disse, ma incredibile, oibò, io sto registrando delle ragazze di Napoli, anzi delle ragazze di Napoli, ti faccio ascoltare la musica. E Mauro Bigonzetti, che è attualmente il più grande coreografo nazionale che abbiamo, famoso in tutto il mondo, creò, senza neanche chiederci quasi il permesso, impazzì, ascoltò queste registrazioni non ancora missate, non ancora masterizzate, iniziò a creare questa coreografia. E quindi da lì è nato, questo spettacolo si chiama Cantata, nel 2000. Nel 2000, che gira tutto il mondo ancora. Cioè gira tutto il mondo. Tutte le compagnie del mondo acquistano questo spettacolo, questa coreografia, e quindi noi siamo la musica live di questa coreografia. Le quattro... Si chiama? Cantata, Mauro Bigonzetti è il coreografo. Pensa alla ballata anche Bolle. Roberto Bolle ha ballato una coreografia di Mauro, cantata da Cristina, da me e Cristina. E che lingua? In napoletano, quindi lingua napoletana. Napoletano e salentino. Il nostro disco. Era proprio il nostro disco, così come l'avevamo registrato. Lui l'ha preso e l'ha coreografato tutto. Quindi, all'epoca erano tutti brani di Roberto De Simone, della NCCP comunque, quindi, e alcuni tradizionali, un po' tradizionali. E alcuni scritti da noi. E poi c'era, uno scritto da noi con l'introduzione di Enza in spagnolo, con un po' di lingua spagnola anche. Quindi erano brani identitari, insomma, e tradizionali. Molto identitari. A differenza... tra l'identità e la tradizione, no? Io, per quanto mi riguarda, l'identità è quella che avete fatto prima, la tradizione invece è l'innovazione, dove il protagonista dell'innovazione è l'uomo, che non è spettatore ma è protagonista. L'identità è un tempio dove è custodito, ecco, il tamburo, la zampogna, la ciaramella, i suoni antichi e gli strumenti antichi. La tradizione invece è la musica che va avanti e quindi si evolve, cambia in funzione degli strumenti. La tradizione si nutre dell'identità, se non ci fosse l'identità la tradizione morirebbe, ma se non ci fosse la tradizione l'identità sarebbe cenere. Cioè, purtroppo non riesco a cominciare, a qualcuno come Piero Ricci l'ha capito questo mio discorso, altri no. La tradizione è una cosa, l'identità è un'altra. Quindi se voi componete musica fate tradizione, se fate brani antichi in purezza identità. È molto importante questo, perché se no saremmo ancora a suonare la musica con le pietre dentro le caverne, no? Sì, invece va avanti. Soprattutto, per esempio, l'organetto, no? L'organetto, sai, Cristina, che compare in Italia a fine 800. Sì. E quindi diventa tradizionale, non è identitario.
anche le, adesso le tamburiate che si vengono suonate con le fisarmoniche, gli organetti e le ballarelle nostre che tu sei venuto qui in altre terre di lavoro si fanno, ma fino all'inizio del Novecento non c'era l'organetto, eppure si suonavano. La tradizione ha imposto l'organetto e la fisarmonica, poi dopo, ma l'identità è un'altra cosa. Quindi voi fate quello e quello, quindi vuol dire che componete pure musica e scrivete musica e testi. Sì, anche. Sì? Sì, sì. Che mi siete, vi ho gelato, che è successo? No, stavamo ascoltando. No, è bella questa la definizione. Stavamo pensando a questa cosa, tutte e due. No, assolutamente, ma è così. No. Ma quindi nasce tutto così, la tradizione è quella, la musica che va avanti, la nuova musica che si crea, e a questo punto mi dovete far sentire un pezzo a cui siete legati con questo spettacolo, e poi mi fate sentire un altro pezzo che avete composto voi. Fate voi, che vogliamo fare? E facciamo un pezzo, però abbiamo solo questo organetto qua, non ha importanza, avete le voci, sì, che sono la cosa più importante. Va bene, allora aspetta, facciamo un pezzo, diciamo, identitario, e facciamo Riesce Solo, e poi facciamo un pezzo con l'organetto, facciamo Pulcinella. Vai. Allora aspetta, ti do il sol. Do, mi, do, Riesce Solo. Riesce sola, riesce sola, non te fa, parole, sembrava gli avete dato un'impostazione, sembrava un canto sacro. Grazie. E questo è l'identitario, ora il tradizionale. Vedi, no, volevo invece di va si è allargata, si è avuto mese in mese, però non lo faccio ripetere perché è venuto troppo bello. No, lo sai cos'è, Claudio? Purtroppo il filo attaccato, non potevo allontanare di più. Non è preoccupato. No, eravamo troppo attaccati, non riuscivamo a cantare. Sembrava quasi una novena, bellissima. Un canto melodico tipo che sento pure a Montevergine. Gli avete dato un tocco di sacralità. Mi fa piacere. Molto. Questo qua, peraltro questo pezzo, ma ti diamo una chicca news. Noi adesso... Addio, Lorenzo.
è andata un po' d'acqua pure a me, che la casata. Questo pezzo, devi sapere che l'abbiamo inciso insieme ai Nuovi Assurd, che adesso hanno l'articolo maschile perché c'è un uomo tra di loro. Ci arriviamo. Però la chicca è che l'abbiamo appena inciso, proprio l'altro ieri proprio. Poi dovrò avere qualche cosa della vostra musica, voglio ascoltarla. Poi ti mandiamo un sacco di roba. Manca solo la voce alta, che è Chiara, che ti racconteremo. Però l'abbiamo inciso proprio a tre voci e con... Ma poi dopo voi avete anche una fortuna, poi sentiremo il canto tradizionale. Siete figlia di un idioma, la lingua napoletana è un idioma, e sì, quindi la lingua più musicale che esiste. E quindi avete questa capa. Io non so cantare in italiano. Lo so, ho fatto una banalità, che non ho parole, quindi non canto in italiano. No, io mi figuro, in essendo chiù la roba italiana, ma annoiano. E essendo figlio di un idioma, della lingua napoletana, tutto quello che fate vi riesce sempre alla grande, insomma. Quindi, complimenti, veramente sono rimasto incantato da questo modo di cantare esce solo. Grazie. E quindi è un modo. A proposito, ma la voce voi come la studiate? Cioè, ci studiate sopra, la modificate per la musica popolare, oppure perché voi sapete che la voce per la musica popolare è diversa da quella normale. Sì. Cioè, ci lavorate, come fate? Tu dici come arrangiamento dei pezzi o come vocalità? Il canto. Lo sai, ci lavorate sopra sul canto. Allora, Claudio, devi sapere che iniziare a 18 anni in mezzo alle strade, infatti noi abbiamo una canzone che si chiama Mie Sana Via, scritta in quegli anni, iniziare a quell'età, la voce impara in una maniera incredibile, si distrugge ma impara a resistere, perché come uno deve resistere in strada, e quindi prende anche un volume che non è un volume... Penso sia che noi abbiamo un tipo di volume che è rarissimo, perché è fortissimo veramente il volume della nostra voce. E questa è tutta la gavetta della strada. La strada ci ha lasciato tantissimo, proprio tantissimo, onesto, da tutti i punti di vista. Poi negli anni nostri non si usavano i microfoni, mi sa, ma si usano. Non esisteva. Anche quando partecipavamo a dei festival buskers, che andavamo... non esisteva il microfono, ora, anzi, ancora noi non li abbiamo neanche adesso, perché poi, come non facevamo i CD anni fa, non ci attrezziamo di nulla, e ogni volta siamo in difficoltà, perché ormai qualsiasi gruppo musicale è amplificato. E voglio dire una cosa, perché è vero, è proprio come diceva Cristina, comunque la voce si è formata, si è creata in strada, e quindi per arrivare lontano chiaramente tendi a spingere sempre di più, ma poi non solo, gli strumenti sono degli strumenti molto forti, ma non solo, Cristina nasce già così, comunque con un volume, una potenza unica, posso dire unica al mondo, perché in tanti anni che abbiamo girato non abbiamo mai incontrato una voce con una potenza tale. E quindi, per esempio, io mi sono dovuta adattare, io anche gli altri. E però è stato anche il risultato di una forza che, oltre che a noi ci hanno sempre sottolineato di essere un gruppo forte, soprattutto, a parte la bellezza rock, della vocalità rock. Gruppo rock. Ma poi per arrivare, oddio mi sono un po' persa, per arrivare al volume, comunque di Cristina, comunque dello strumento, poi lei ha questo strumento sempre addosso e quindi già deve sovrastarlo per forza. Siamo famosi anche per questo, esatto, per essere un gruppo di troppa potenza. A me mi è rimasta voce quando era chiatta, Claudio, io lo dico sempre. Veramente te sto a fare la domanda. La voce non è fatta di... Ma lo sai che una volta avevo un appuntamento con lo... Carlo Faiello. Quindi avevo fatto un appuntamento con Carlo Faiello. Sono stato fermata a telefono. E lui, io stavo là e guardavo intorno e lui mi aveva detto avrò una rosa rossa in mano, e io guardavo perché lo salutavo un po' e lui non mi riconosceva, e dopo mi ha detto sai perché non ti riconoscevo? Perché io pensavo tu fossi una donna molto grande, molto anche in carne, per cui non pensavo fossi tu, quindi a me mi è rimasta voce quando ero piatto, hai visto? Me l'ha detto anche Carlo Faieri.
strumento musicale, dovevo incidere la tarantella spacca paese, pensa. Quindi, trovate, quindi hai incontrato Carlo Faiello per incidere la sì, tarantella spacca paese. Sì, stazione di Napoli, io sono arrivato col treno e stavamo là una fontanata, però senza sapere, io non sapevo chi fosse, ma neanche lui perché non mi riconosceva, io lo vedevo con la rosa, però dico, bah, non sarà lui perché non si gira. E poi invece... avete fatto altre cose con Carlo Faiello. Con Carlo no, non ci è capitato, lo conosciamo bene, però non ci è capitato. Noi abbiamo collaborato con la compagnia, come ti abbiamo detto, con Fausto, ai tempi di Fausta Vetere, Gianni Lamagna, quando c'era Corrado ancora in vita, Michele Signore. Quindi... Io sono molto legato a Carlo Faiello, io ho fatto parecchie interviste, editoriali. No, noi abbiamo avuto a che fare molto con Carlo. Negli anni 90 eravamo amici del fratello, amiche del fratello. Sì. Antonio. Anzi, Antonino. Sì, Antonino, esatto. No, no, con Carlo no, a parte questa cosa che hai fatto tu, forse sì, hai suonato la rotonda via. Forse una volta alla rotonda di Diaz. Alla notte della tamburo. Tanti anni fa, ma però così, no, non abbiamo mai... Lo conosciamo poco poi alla fine. Ma lo sai, Claudio, cos'è? Che noi in realtà abbiamo collaborato con molti a Napoli tanti anni fa. Poi a un certo punto abbiamo lavorato tantissimo fuori, abbiamo mollato. Ci vede veramente poco a Napoli. Adesso siamo di ritorno. Penso che lavorare a Napoli è molto difficile, non è una cosa semplice. Ma tu pensa, Claudio... È molto selettiva Napoli. Cioè Napoli, vabbè, è come tutte le... E voi esportate Napoli nel mondo, andate in giro per il mondo, ma poi lavorare a Napoli non è cosa semplice, è una cosa molto molto difficile, anche perché la cosa più grande che si può fare, io lo dico sempre, Napoli è sempre la piazza più importante perché è la capitale, ma veramente tu pensa che, vabbè, io a Napoli ho lavorato quando ero chiatta e piccola, che con lui che è stato un massacratore, con Daniele Sepe, ho fatto il disco con lui, Tarantella Calabrese di Daniele Sepe, dove canta Massimo Ferrante, sono io che sono, e avevo 19 anni, tu non sai come mi ha messo in croce in quegli anni Daniele, rimasto mio grandissimo riferimento. Daniele è un altro grande, pensa che l'anno scorso a Gallinaro stava lui, Enzo Gragnaniello e Piero Gallo, hanno fatto un pezzo improvvisato mentre stavano aspettando il loro turno, che ho registrato, poi vi mando. Sì, è qualcosa di incredibile, guarda. Però questa cosa della piazza napoletana è bellissima, perché noi con Cantata siamo venuti a San Carlo, con la compagnia del San Carlo, e per noi eravamo più emozionate che in qualsiasi altro. Guarda, noi abbiamo girato veramente tanti tutto il mondo. Siamo stati al Bolshoi, siamo stati al Liceo a Barcellona. Cioè, tanti teatri. Al Coliseo, quest'anno siamo stati al Coliseo. A Buenos Aires, al Coliseo. Ma l'emozione del San Carlo è stata veramente... Ma voi sapete che cos'è il San Carlo, credo, no? E certo, perciò è stata... Ma soprattutto perché era Napoli, Sì, sì. Era Napoli e il San Carlo. Era Napoli, era... Noi abbiamo abitato in via Speranzella tantissimi anni, quindi era Napoli, era... Ma il San Carlo è il monumento della musica mondiale. Esatto, sì, sì. Che gli italiani hanno voluto retrocedere al teatro regionale, il teatro più antico al mondo, no, il teatro più bello del mondo. Ma infatti eravamo emozionati, siamo entrate così. Abbiamo invitato tutta la famiglia, anche dal nord, abbiamo detto dovete venire tutti. E a detta di Roberto De Simone è il teatro con la migliore acustica che esiste. Che bel teatro, meraviglioso, veramente un'emozione infinita. È una guardate, se... Questa è una cosa che vi dovete tenere stretta, perché non è da tutti andare a suonare a San Carlo. E ma noi te l'ho detto che abbiamo avuto una chance infinitamente enorme. Tu pensa che quest'anno siamo andati a Buenos Aires a marzo a fare questo spettacolo a Buenos Aires con la compagnia del San Martino e siamo andati a farlo al Coliseo. Fortuna vuole che il più grande burattinaio napoletano in quel periodo si trovasse a Buenos Aires, Bruno Leoni. Conosci Bruno? Benissimo, tu lo sai che la nostra associazione con Brunetto Leone, la nostra associazione fa parte del direttivo del comitato Pro Pulcinella Patrimonio dell'UNESCO creato da Domenico Scafoglio, il professore, ecco, no? Allora conosce benissimo, insomma si trovava anche se Brunetto non fa parte del comitato, Però questa cosa te la devo dire, perché lui è venuto... Come no, ma Brunetto è un grande. Brunetto è un grandissimo, la conosciamo da 30 anni, Bruno. Comunque viene al Coliseo, ci siamo conosciuti in strada, appunto, nei vari festi.
usciamo, ha visto lo spettacolo, vede lo spettacolo, era lì per caso, ha saputo di questa cosa che eravamo, allora ci sfida, trovatemi dei biglietti, così venne allo spettacolo, lo trovammo fuori al teatro, vado a salutare, dico Bruno, per salutare, dice scusa, ma io volevo di mannà, ma a Napoli sanno che lavoro facite voi, madonna mia. Perché lui dice, ma può essere mai in un teatro del genere, quello è un teatro, il Coliseo è un teatro importantissimo di Buenos Aires, e lui dice, ma a Napoli non hanno capito che voi girate il mondo, vabbè, ma a noi non ci interessa, a noi ci fa piacere, Napoli è sempre il nostro riferimento number one. Non importa, sappiano meno quello che facciamo. Cristina, l'essenza del napoletano fa le cose per donarle agli altri, non per trattenerle. Non importa niente, le cose le fa perché lui si trova sul piedistallo, sulle spalle del gigante, che è la sua civiltà, e quindi le fa le cose senza vendersi, senza non importa niente, le fa, se lo vuoi vedere, lo vedi, ecco la sua forza, quindi trovi artisti semi sconosciuti che li senti fare delle cose, dici ma chi si è desciuto? Non se ne importano proprio. Una cosa, Claudio, non per citare tutte le special guest qui che abbiamo e ho fatto, però io ho lavorato con Marco Paolini, che c'era un momento che nel suo spettacolo diceva si può fare Godot in Veneto? Dice, ma non si può fare, perché sai, aspettant Godot, lui lo diceva in Veneto, dice, e poi diceva, ma si può fare il napoletano? Se può fare, e mi diceva a me, tu sei fortunata, perché sei nata lì, e in quella lingua si può fare tutto, anche aspettando, si può fare tutto. E lui Shakespeare, lo dice, Shakespeare tradotto in napoletano da Edoardo, insomma, la stessa cosa ha fatto Gianni Lamagna con Shakespeare, pure lui. Sì, ma di che parliamo? I Beatles, gli shampoo che cantavano i Beatles in napoletano. Sì, e perciò è una lingua veramente la più musicale. In assoluto sì, ma poi la lingua ufficiale del Mediterraneo. È vero. È la lingua ufficiale del Mediterraneo. Poi un popolo lo si riconosce da come mangia e da come parla. Quindi, come diceva Buttitta. Noi napoletani, perché gli abitanti del regno si chiamavano napoletani, gli abitanti di Napoli si chiamano napoletani, cioè voi siete napoletane. Sì, è vero, perché non siamo mai nate in Napoli città, apparteniamo alle varie province del regno, siete abitanti del regno ed erano napoletani. Mentre parlate ho fatto passare questo documento dove c'è scritto proprio napoletano. Ma adesso, prima di parlare della fase finale, cioè della fase finale, che vuol dire la cronaca della vostra carriera, fatemi sentire quel pezzo tradizionale. Vai, che mo stasera ci siamo parlate tante parole con te, grazie. Spero che non vi state annoiando. No, stiamo facendo una bella chiacchierata. Allora, questo pezzo sappi che riguarda proprio quest'ultima cosa di cui abbiamo parlato, perché lo sai, io mo sto lavorando anche con una burattinaia, Irene, vecchia, meravigliosa, sì. Alunna di Bruno e di Salvatore Gatto, altro meraviglioso burattinaio. E allora questo pezzo è tratto da un libro di un filosofo che si chiama Agamben, me l'hanno regalato, e io leggendolo ho pensato a questa cosa, a questo pezzo che si chiama Pulcinella, infatti, ed è tratto nel senso che quel libro me l'ha ispirato. Te lo facciamo sentire allora. Lo canto io all'inizio, come facciamo? Ho da visto parte... che... già inizio. No, facciamo un po' più cortina, entri quasi subito, arriva. O ci sbagliamo, dopo facciamola tutta. Un, due, qua. Thank you.
che vi devo dire? Nulla, il silenzio in questo caso. Le parole però, perché così capisci, il pezzo dice maschera, stringiti a me, piango, sì, sì. Piango, rido, niente ti faccio fare, niente ti faccio fare. Ho percepito bene anche la tua voce, Cristina, la tua voce mi sembra che l'hanno femminile al contrario, però partendo dalla femmina che arriva al maschio. È vero, una volta in una macchina, eravamo nel traffico a Roma, allora a Napoli, allora mi giro e dico, tra me e me, Loretta, dico, ma quello è uomo o donna? E lui si gira e mi dice, io uomo e tu? No, mentre cantavi mi è venuto in mente questo fatto. Vi consiglio, Giorgio Agamben è un famoso filosofo di Torino, che anche lui ha messo becco in Pulcinella, però se volete conoscere bene Pulcinella vi consiglio di comprare il suo testo, il testo Principe di Pulcinella, che è di Domenico Scafoglio. Nessuno come lui ha studiato Pulcinella. Sì, se sì, volete... so che Irene mi aggiorna, mi insegna questa Irene vecchia, sì. La curatinaia mi insegna tante cose, sì, me ne ha parlato. Sì. Sì, Domenico, nessuno come lui ha studiato Pulcinella. E infatti noi siamo nel comitato Pro Pulcinella Patrimonio UNESCO, quindi potete anche chiedere a Anna Maria Cirillo dalla Libreria Neapolis, il nostro associato con cui noi collaboriamo, quando volete, su Pulcinella c'ha di tutto e di più. È ovvio che ormai è diventata la Bibbia di Pulcinella, quello di Domenico Scafoglio. E veramente io ho visto, Francesco mi aveva detto che eravate super, ma non pensavo così onestamente, quindi mi state emozionando e per questo vi ringrazio. E mi sento anche in soggezione, spero di non avervi annoiato, però adesso proprio una bella conversazione, sì, sì, sì. E soprattutto adesso andiamo alla parte finale di questa conversazione parlando di e Lorella ha fatto un polipo, che ne sai, che mo cominciamo, ma sarà fanimo. Vabbè, comunque parliamo della vostra attualità, allora, contemporaneità. Adesso parliamo di questo periodo breve. Dopo tutti questi anni infiniti di 3 assurd, perché poi Enza Pagliara si è un po' distaccata, lavoravamo, comunque abbiamo lavorato sempre insieme, lavoriamo tuttora insieme, siamo, e soprattutto ci troviamo molto bene. E a un certo punto ci siamo trovate io e Cristina in duo, anche se nel frattempo collaborazioni con NCCP per molti anni. È stata una parte della nostra vita meravigliosa e divertente, e sì, saremo sempre grati alla nuova Open di Canto Popolare, perché i nostri amici li amiamo, li adoriamo, divertiti, abbiamo avuto la chance di conoscere Gino Evangelista, sì. Corrado, tanti di loro che non ci sono più, e quindi ma poi Pasquale, stare sul palco con loro, con Fausta, molto divertente. È stata una cosa... Fausta è una donna molto generosa, sai. Quando vai con gli NCCP è come se tu andassi a Palazzo Reale dalla Corte Reale. Esatto, sì. No, però, e abbiamo girato il mondo con loro, è stato veramente... Io ho fatto intervista da poco a Gianni Lamagna, a Carlo Faiello gli ho fatto intervista, vi ripeto, con Carlo siamo stati proprio ieri a vedere il suo concerto al San Nazaro, quindi... Bello. Sfondate una porta aperta su... Anche noi, molto dobbiamo stare più attenti, dobbiamo andarci a vedere un bel concerto così... Lo conosciamo mai, perché veramente lo conosciamo pochissimo. A Carlo, sì. Sì, 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 no, ma non siamo sulle persona squisita, adorabile sotto tutti i punti di vista umano, come Gianni, ho avuto il piacere di conoscere Gianni Lamagna, è la stessa cosa, cioè, no, stiamo parlando di... Gianni è un uomo simpaticissimo. Gianni... Come Francesco, ma io dico sempre che l'umiltà appartiene ai grandi, non c'è niente da fare. Vero. Se non... sì. La modestia è il paravento degli imbecilli. Mentre l'umiltà appartiene ai grandi. La persona modesta è quello che vuole farsi dire che è bravo, quindi qua appare modesto. L'umile è quello che è grande, non ha bisogno di atteggiarsi, lo fa e basta, tutto qua. E niente, allora parlateci di questa parte finale. Questa parentesi di NCCP, poi abbiamo iniziato a lavorare moltissimo con il balletto, come dicevamo prima, questo spettacolo Cantata. Poi non solo, abbiamo fatto con il coreografo, ormai siamo anche lì proprio fratelli, anche perché noi poi soprattutto ci interessano i rapporti umani sopra ogni cosa,
Se no non sarebbe musica popolare. Appunto. E quindi con Mauro abbiamo fatto una nuova produzione, io e Cristina con Anton Giulio Galeandro alla fisarmonica e con il quartetto assurdo, che era ancora diciamo quartetto, in Galeandro abbiamo fatto un'altra produzione in Germania, Alice del Paese delle Meraviglie, con musiche la maggior parte composte da noi. E ora ci troviamo, siamo arrivate, no? Sì. Ora ci siamo ritrovate in duo di base, ma stiamo collaborando con due giovani che amiamo molto, che sono Chiara Carnevale, Puzzulana Giordana, che canta e suona i tamburi, e Fulvio di Nocera, che suona il contrabbasso. Castellammare, però, fa cognome di Nocera, ma è di Castellammare di Stabia. Conosco Chiara Carnevale, ha suonato pure anni con Eugenio Bennato. Bene, no? Bravo, sì, esattamente. È molto brava. Siamo contentissime perché anche questa ventata di gioia, di freschezza, insomma, ci piace molto. Ma e sì, siamo adesso... Anche qui è una bellissima, un bellissimo livello umano. Sì, siamo veramente... Bisogna andare avanti, non puoi rimanere indietro, se no fai la fine della sorella, dell'amore di Lotto, per guardarsi indietro divenne una montagna di sale, no? No, sai, è stata una meravigliosa storia con le quattro assumendo. Però era arrivato un momento che ognuna di noi voleva fare anche altro e quindi ci stava benissimo. È naturale, no? Naturale. NCCP a un certo punto, quello storico, dopo il 75-76, furono costretti a dividersi, ma non perché ci fu qualcosa, perché quando hai dato il massimo su un qualcosa, né? Per nulla, quando raggiungi la punta più alta a livello artistico, non puoi sporcare più niente, ed è naturale che poi ognuno prenda la sua strada, ed è giusto, esatto, che sia così. Sì, è normale, sì. Ripeto, e capita un po' a tutti, viene quasi naturale la cosa, capito? Sì, è vero. Poi, importante che il porto, che il passato non lo si consideri un porto, ma è un faro, ed è fondamentale, se non parleremo di tradizione, noi ci occupiamo di identità, di tradizione, a partire dalla storia, quindi per noi, ma non siamo nostalgici, però, ti ripeto... La vita va avanti, il passato deve essere un faro. Il grandissimo faro che ci illumina per sempre. Grazie. Come canta Granagnello in Alberi, le radici, le tradizioni, le radici sono le uniche cose che ti rendono veramente liberi. Sì, è vero. E quindi, sentite, noi di solito chiudiamo sempre con un video, però questa volta vi ho beccato tutto e due insieme. Senza che faccio passare un video, salutateci con un qualcosa a vostro piacere. Dai, gli rifacciamo Maculatella, anche perché te la vogliamo raccontare. Quella è la storia di mio padre, perché mio padre, questa qui è tradizione, non è identità. Questa qua l'ho scritta un po' di anni fa, dedicata a mio padre. Ma non mi dire che hai capito cosa volevo dire, cosa voglio dire. È certo che l'ho capito. No, perché non tutti lo capiscono. Se no non te lo direi. E comunque... Ma per questo prima eravamo così. Perché no, perché era un bel concetto da imparare e da assimilare. Esatto. E praticamente mio padre è il figlio unico rimasto, insomma, in Italia con la famiglia emigrata a New York. E quindi esattamente a Broccolino. Infatti la storia... Bella questa. È andata a Broccoli, della mia famiglia, i miei nonni sono andati a Broccoli e lui è rimasto quando aveva 3 anni, pensa, da solo qui in quei cortili che visto partire la nave da Napoli. Infatti la prima parte di Maculatella è la storia di questo sentimento doloroso di questo bambino che ha visto andare via la mamma, che è tornata dopo circa 28 anni. I miei nonni sono tornati, sono stati emigranti di ritorno poi. E lui ha visto partire questa nave ed è rimasto solo. Ma quando loro sono andati in America, l'ultima sorella del mio nonno, che era ancora una bambina, si chiamava Immacolata, insieme alla sua nonna, alla sua mamma, che sono tutte andate in America, ed erano partite, pensa, con tutte le pentole, perché erano brave a fare i dolci, hanno creato la più importante pasticceria di Brooklyn, di Broccolino. È stata una pasticceria famosissima lì, proprio a Brooklyn, per tantissimi anni, e noi una quindicina d'anni fa siamo anche andate a vederla. E quindi questa è una storia poi dedicata... La pasticceria chiaramente si chiama Immacolata. Immacolata, come la canzone, Maculatella. E quindi questa è una storia che
dedicata a tutti quelli che sono andati in giro per il mondo a portare le loro tante. Hai sentito? Non credo di ripetere. Se hai visto quel, se avete visto quel programma che ho fatto con Francesco, ho spiegato la storia dello spago, no? Per esatto. I migranti. Perciò, i capuni, perciò. E quindi perciò dedicata a tutti quelli che sono andati, ma soprattutto adesso dedichiamo anche a tutti quelli che arrivano, ci teniamo a dedicarla sempre a chi ancora adesso deve andare in giro per una vita migliore. Qua ma il fatto sai qual è, Cristina, che noi in periodo in cui vediamo arrivare sui barconi, ma vediamo anche i nostri che continuano a partire, soltanto che non hanno più la valigia di cartone, ma hanno il trolley con la laurea in tasca. Alla fine siamo sempre lì, perché prima eravamo, calcolo che fino al 1860 noi eravamo terra di immigrati, mai conosciuta l'emigrazione. Quando siamo diventati italiani abbiamo conosciuto l'emigrazione. Sì, io lo dico sempre quando facciamo Pio Cana. Noi stavamo bene, poi sono arrivati questi 1000 biondi del nord. E sì, proprio 1000, ti mando altro che 1000, erano più di 50.000, ma era tutto un discorso geopolitico. Adesso non parliamo di storia, sennò vi annoio. No, ma 1000 sai, perché uno deve così per farlo riconoscere. Sì, perché dico. Va bene, andiamo allora. Infatti quello che voglio dire soltanto a tutti quanti, ma se prima stavamo così male, perché non ce ne siamo andati? Se dopo stavamo così bene, perché ce ne siamo andati? Bravo. E ce ne stiamo andando ancora. Ecco. Bravo. La mamma che se tu vai, a te che non è un uozzo, niente caccia per
Finire nel modo migliore questa chiacchierata. Cristina, dimmi una cosa, la domanda che faccio a tutti: quando componi, che fai? Componi musica e scrivi testi, o fai tutti e due insieme, o fai prima l'uno e poi l'altro? Un po' tutti e due insieme, però amo partire dal testo, devo dire la verità. Parti dal testo, ci musichi sopra? Sì, di solito parto, mi piace molto partire anche dal testo, mi piace fare, capito, così anche la ritmica di un testo mi porta in qualche direzione. Sì. Guardate, io ringrazio ancora Francesco perché mi ha dato la possibilità di conoscere questa sera due splendide persone, due splendide donne, due splendide musicanti, splendidi cantori, lo dico al maschile perché è come dire, questi mo se stanno a imbiccare sulla questione, ma come dire, per esempio, presidente del consiglio, sì, ma cioè io volessi dire, no, ma vabbè, è come dire la guardia al maschile, che una guardia maschia, che fai, lo chiami il guardio? Esatto, ma infatti guarda quanta stupidaggine, inutili cose, perché che non c'entrano nelle cose reali, giuste, interessanti. Quindi rimane il fatto che veramente ringrazio Francesco per ci avete arricchito questa rubrica, e io vi ringrazio. Noi anche lo ringraziamo. Anche noi, assolutamente. Claudio Saltarelli. Non ce ne siamo accorti, no. Cristi. No. Vuol dire che non vi siete annoiate, perché a questo punto è solo paura. Assolutamente. Esatto. Voi ci avete arricchito molto, e vi ringraziamo. Speriamo che anche voi prendete qualcosa da questa trasmissione. E un sacco di cose, Claudio, cose veramente. Grazie a voi, e spero di venirvi a sentire presto, perché adesso sono proprio curioso. Vi abbraccio, grazie. Grazie, ciao. Un bacione a te. Ciao Claudio. Ciao, grazie. Ciao Claudio.